E allora Barbara, iniziamo subito, ovviamente apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantante e attore britannico famosissimo per il suo Yeah! Nel 1944 nasceva Paul Brereley Cullen, in arte Mal. Proveniente da una famiglia modesta, figlio di un muratore, nel dopoguerra Mal svolge diversi lavori, tra cui il muratore e l'elettricista. Negli anni 60 inizia la carriera di cantante nella madrepatria, adottando lo pseudonimo di Mal Ryder. Con il gruppo Gli Spirits riesce a ottenere un contratto con la Decca Records. E i dischi così escono con la denominazione Mal Ryder e The Spirits. Poi in seguito viene ricontattato per formare un nuovo gruppo, The Primitives, che dopo un tour di un mese in Norvegia, loro tornano a Londra e durante un'esibizione in un locale incontrano Gianni Boncompagni e Alberico Crocetta, proprietari del famosissimo Piper di Roma. Dopo questo incontro li scritturano per dei concerti in Italia e quindi anche al Piper di Roma. La casa discografica RCA però punta solo esclusivamente su Mal. Sia perché questo bell'aspetto che ha fatto impazzire il pubblico femminile e sia per la sua voce particolare. L'RCA gli impone di pubblicare i dischi da lì in poi con il nome Mal dei Primitives. Inizia così proprio la sua carriera da solista, anche se il gruppo lo accompagna sempre, in particolar modo nei concerti dal vivo. Contemporaneamente inizia anche il suo mondo come attore. E nel 1970 escono due pellicole che ottengono buoni incassi. Sono Lacrime d'amore e Amore Formula 2, entrambe dirette da Mario Amendola. Grazie al grandissimo successo sugli schermi con il film, gli viene proposto anche di diventare attore di fotoromanzi. Mal partecipa a due edizioni consecutive del Festival di Sanremo. All'edizione del 1970 si presenta in coppia con Luciano Tajoli, cantando Sole, Pioggia e Vento, mentre all'edizione del 1971 si presenta con il Complesso dei Nomadi, interpretando Non dimenticarti di me, scritta da Mogol e Mario Lavezzi. Sempre nel 71 incide Ti porta via, canzone composta da Paolo Conte. Dopo qualche anno di declino, ritorna in cima alle Hit Parade nel 1975 con una versione in chiave moderna della celebre canzone di Vittorio De Sica, Parlami d'amore Mariù, che fa da sigla a una rassegna televisiva di film del regista romano. Nel 1977 ottiene un successo ancora più grande, pensate 1,5 milioni di dischi venduti, con Furia, sigla dell'omonima serie di film, con protagonista il cavallo del West. Una curiosità, Mal dichiarò che il brano Furia gli rovinò la vita, perché per un periodo non riuscì a scrollarsi di dosso l'etichetta di cantante per bambini. Ritorna in auge nel 1997, pensate,
con il musical Grease insieme alla grande Lorella Cuccarini. Lui interpretava Danny Zuko fino al 1999. Adesso andiamo su una curiosità personale. È ancora in relazione stabile con Renata Cooling, che conobbe nel 1989, quando lei aveva appena 18 anni. Tra i due ci fu un colpo di fulmine e da quel tempo lì non si sono mai più lasciati. Prima di lei però Mal ha avuto, come tanti, altre grandi relazioni. Ma il flirt più risonante fu con la Dori Ghezzi. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi saluto e vi aspetto domani in tantissimi. Buon pomeriggio!